Sull'evolvere del quadro politico è intervenuto questa mattina il presidente della Regione Lombardia e segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni a margine della festa della polizia per il patrono San Michele Arcangelo. Ilaria Tettamanti. Abbiamo un suo commento sulla crisi, su cosa sta succedendo e cosa pensa che succederà in Parlamento. Beh, mi sembra che una cosa sia certa, che è finito il governo Letta. Prendiamo atto di questo, la decisione del PDL di togliere la fiducia è chiara e questa è l'unica cosa certa. Poi cosa succederà? Non lo so, vedremo tra oggi, domani e dopo. Io penso che Letta farà di tutto per fare il Letta bis, prendendo qualche transfuga o qualcuno che, come è successo già con Prodi, esce dagli altri partiti per attaccamento alla poltrona più che per attaccamento al bene del paese, come si dice. E sono molto interessato a capire quello che succede, però mi pare che quello che è successo abbia determinato una certezza, cioè la fine del governo Letta. Neanche l'aumento dell'IVA che scatterà da domani. E questo certo è colpa del governo Letta, che non ha saputo intervenire per bloccarla nonostante le promesse. Il nostro obiettivo era far cadere il governo Letta, ci siamo riusciti. Bene, adesso vediamo quello che succede, non c'è più bisogno di presentare le dimissioni perché l'obiettivo era questo. L'ho detto chiaramente, l'abbiamo raggiunto e bene. La crisi che si è aperta è una crisi salutare perché porta un chiarimento. Questo accrocchio PD-PDL, governo di larghe intese, non ha funzionato, ha danneggiato il Nord. È bene che sia finita questa brutta esperienza. Adesso si apre una pagina nuova di chiarezza, e la pagina nuova siamo molto interessati a vedere quello che succede. Sento scricchioli forti dentro il PDL. Stasera c'è la riunione di gruppo alle 5 e vediamo quello che succede. Quello che rimane compatta è certamente la Lega.